Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi vi porto l'ultimo pack opening della Foot Champions di FIFA 18. L'altra volta non è andata benissimo, poteva andare sicuramente meglio, però ho fiducia in questo pack opening perché ho visto che forse è stato un po' aumentato il drop rate delle carte speciali, quindi forse ci possiamo riuscire a togliere qualche soddisfazione, vedremo, speriamo. Eccoci in game, andiamo a riscattare i nostri premi, possiamo vedere quinto al mondo e dunque ci spetta un pacchetto da 6 tots, 4 pacchetti da 100k e 200.000 crediti. Io direi di non perdere tempo, dunque andrei ad aprire subito, così per rompere il ghiaccio, questo primo pacchetto da 100k. Ecco qui una bella luce blu, vedete il drop rate di cui parlavo, Brasile, portiere Alisson. Il cuore ingrato, che da tifoso della Roma mi fa male vederlo con quello scudetto, perché come sapete tutti è andato via. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Eccoli qui, Rodriguez, Meite, Want to Watch, Lacazette, Senko, Slimani, Art, Eniama. Va bene, dai. È andato bene questo pacchetto, non ci possiamo lamentare. Andiamo subito con il secondo pacchetto da 100.000, ancora luce blu. Attenzione, vediamo un po'. Germania, ATT, Hut, 93, non male, che potrebbe esserci anche qualcosa di buono sotto. Andiamo subito a vedere, oltre a Hut, cosa c'è? La Mela, 83, Man of the Match, e Fred, questi mi pare che erano i Team of the Group Stage, una cosa di queste. Quindi bene così, altre tre carte speciali. Prendiamo gli 83, gli 82 e del Sharawi per la sfida di Danielino De Rossi che voglio fare. Quindi questo mandiamo al club e questo possiamo anche scartare. Andiamo con il penultimo pacchetto da 100.000. Speriamo di continuare questo trend positivo che mi sta piacendo. No, questo invece è un if. Attenzione. Terzino sinistro americano, Ibarra, no, questo male a tratti, malissimo. Mi sa che verrà scartato senza pietà. Ecco però Ederson, Pisce, Klicksteiner, questi non sono male. Questo dubito possa valere qualcosa. 49, no, ok, benissimo, infatti non vale niente e scartiamo tutto. Andiamo con l'ultimo pack da 100.000. Prima di andarci ad aprire quello con 6 tots, speriamo sia il più positivo, però attenzione anche qui, luce blu, quindi un ulteriore tots anche qui, Brasile, CDC, ecco qui, Fabinho, ad esempio, secondo me non è male, credo che possa anche valere qualcosa in più rispetto agli altri, quindi va bene così, vediamo cosa c'è sotto, Robertson, Giroud, Carvajal, vedete? Questi sono i pack di cui parlavo. Giroud 94, questa è una bella carta, anche se secondo me costerà poco, infatti. Però comunque un 94, va bene così, va bene così. Non ci possiamo assolutamente lamentare. Mandiamo alla lista trasferimenti, questi li mandiamo al club. E dunque ci andiamo ad apprestare, ad aprire l'ultimo pacchetto della nostra stagione contenente 6 tots. Speriamo che ci regali un fuoco d'artificio finale, un CR7, un Messi, una carta di queste. Vediamo, Spagna, portiere De Gea. De Gea, non male, assolutamente. Ottima così De Gea. Quindi è un 97, sotto potrebbe esserci tanta altra roba interessante. Andiamo subito a vedere, oltre a De Gea, Koulibaly, Philippe Luis, Max, Chiesa e Pop. Devo dire la verità che è andato bene questo pacchetto, è andato veramente bene.
Soddisfatto, come vedete De Gea è doppione, però l'altro che ho è uno scambiabile, quindi bene così, questo lo posso vendere senza problemi. Quindi direi che non ci possiamo lamentare. Ragazzi, io spero che questo pack opening vi sia piaciuto. Devo dire la verità che rispetto a quello dell'ultima volta è andato decisamente meglio, credo di aver fatto un buon quantitativo di crediti. Con questo chiudo ufficialmente la mia stagione competitiva di FIFA 18, in quanto a breve partirò per le vacanze, quindi con la Weekend League sicuramente non riuscirò a giocarla. Magari settimana prossima vedrò di portarvi le prime due G-Finity della nuova stagione in live su Twitch prima appunto di partire. E nulla, quindi io vi do appuntamento a una prossima live o a un prossimo video e ci rivedremo presto. Ciao ragazzi!